Bentornati, bentornati amici e amiche ascoltatori su Radio Stella Italia, la radio che vi ammalia. Sì ragazzi, siamo sempre sulla frequenza 97.3. Siamo sempre in diretta da Napoli e siamo sempre Nick e Nay. Io sono Nick. E io sono Nay. Con la rubrica Periferite, la rubrica nella quale raccontiamo le storie dalla periferia, le vostre storie. Sì, quindi mandateci i vostri messaggi, mandateci messaggi vocali, sms, messaggi WhatsApp, non troppo lunghi, perché vogliamo ascoltarvi tutti. Quindi... Vogliamo ascoltarvi tutti perché sono le vostre storie, non vogliamo tagliarvi, vogliamo ascoltarvi tutti, vogliamo parlare con voi. Sì. Mentre aspettiamo la prima telefonata, ti racconto... Ricordo prima un attimo il numero di telefono. Ricordiamo il numero, ricordiamo il numero. Il telefono che è 081 71 71 711. Bene, ti racconto questa cosa venendo qui in studio. Ho trovato di nuovo tutti i cassonetti dell'immondizia bruciati. Sulla rotonda, venendo qui in studio. Ah, ma quella rotonda... c'è un campo rom, okay, diciamo. Okay, va bene. E nel frattempo ci dicono è arrivata la prima telefonata, la prima telefonata da Marano di Napoli, la signora Rosaria. Cominciamo col botto. Buonasera a tutta la radio. Vi volevo raccontare questa storia per il fatto delle baby gang. Vi voglio dare come una mia, come si dice, una mia testimonianza, ecco, perché l'altra sera mentre mi stavo ritirando con la macchina, stavo parcheggiando, a un certo punto ho visto questa banda di bambini, proprio ragazzini piccolini, che stavano lì tutta a crocchia, che a un certo punto mi hanno visto parcheggiare, hanno cominciato a ridere, hanno cominciato a guardarmi, ma fisso, pure con delle brutte facce, che le piccole buone, ma tenevano certe facce delinquente proprio brutte, e mi guardavano, poi mi sono cadute le chiavi perché mi ero spaventata, e questi hanno cominciato a ridere, mi spottevano, io mi sono troppo spaventata, guardate, allora ho cominciato a correre e me ne sono scappata a casa correndo con un fiatone e sentivo sempre a questi dietro che continuavano a ridere, che stavano là e ridevano di me e tutto, ma insomma, ma si può fare questa storia? Io mi voglio ritirare a casa la sera, grazie a Dio. È possibile mai che uno deve essere vittima di questi bambini che ti guardano, si mettono a ridere, ti sfottano? Ma non si può fare, scusate, ma perché non se ne stanno a casa loro a vedersi un poco di televisione come fanno tutto quanto? Perché non ce lo dite alle mamme? Non ho capito, scusate tanto se mi sono fatta prendere un poco, però mi sono molto spaventata. Grazie. Ecco, la signora ha ragione, perché questi ragazzini possono essere imprevedibili, possono causare chissà quali danni. Sono ragazzini pericolosi, ma sono ragazzini, esatto, abbandonati dalle famiglie. E in più perché sono piccoli, restano anche impuniti. A scuola non ci vanno. Le famiglie, tra l'altro, quando ci sono quelle famiglie lì. E noi ci capiamo, i nostri amici a casa ci capiscono. E questi non hanno altro che fare se non organizzarsi in gruppi violenti, molto spesso violenti. La signora ha fatto bene. La signora ha rischiato, ti dirò, ha rischiato anche tanto. Perché nell'oscurità, nelle cose, la signora ha fatto bene. Let's start the party. Poi io, ma dobbiamo veramente fare un documentario sulla pizza, cioè, che cavolo di compito è? Io mi scoccio. Sì, infatti, ma che palle. Ma cos'è questa cosa della rivoluzione della pizza? Che alla fine la pizza è il simbolo di Napoli. Facciamo conoscere la storia della pizza agli altri. Ma è proprio lo stereotipo napoletano, una pizza solo e mandolino. Ma è noioso, poi tra tanti argomenti. Vabbè, ma perché è una cosa così bellina? Ma io, ma avete sentito? Quella là della rete che sta qua dietro sta parlando un'altra volta male di noi, perché gli è arrivata un'altra telefonata di una signora che aveva parcheggiato di sera a Marano e aveva visto dei ragazzini sul muretto, la volevano fare solo e lei si è spaventata, si è messa a correre pensando che era una baby gang, quando quelli là non volevano fargli proprio niente, non la volevano proprio pensare. E quindi poi ha parlato male di noi. Ma ovvio, secondo te? È certo, perché il problema non è il posto dove non c'è niente, ma siamo noi. Ma perché non facciamo un documentario sulle periferie invece della pizza? Bella idea. Infatti? Chiediamo alla professoressa. Chiediamogli. Ma secondo voi la prof ce lo fa fare veramente? Proviamo.
Ragazzi, siamo riusciti a recuperare un po' di informazioni sulla pizza, le sue evoluzioni. Asia? Sì, prof, ci abbiamo pensato, però oggi a ricreazione abbiamo avuto un'altra idea. Sì, professoressa, noi abbiamo avuto un'altra idea. Vogliamo fare un documentario sulle periferie. Sulle periferie? Ma sempre la stessa roba. Ma professoressa, avete sentito quello là di Radio Stella Italia? Quello di Periferite? Quello che parla sempre di degrado, baby gang. Prof, appunto noi ci siamo scocciati di sta cosa, che ci trattano come se fossimo animali, come se fossimo tutti mafiosi. Noi vogliamo mostrare con questo documentario appunto che non siamo noi il problema della periferia. Vabbè, ho capito, ma ci vuole un'idea. Di che cosa volete parlare? Prof, ancora non lo sappiamo. Possiamo parlare di tutte le attività che facciamo nel nostro progetto cinema. Abbiamo fatto anche molti corti. Infatti. Possiamo parlare del nostro festival. Sì, ho capito, però stiamo parlando di qualcosa che ha a che fare solo col nostro territorio. Noi volevamo fare un lavoro più ampio, un lavoro che praticamente coinvolgesse la nazione, che andasse oltre, la pizza in Italia e nel mondo. Cioè, così è una cosa che riguarda solo noi. Professoressa, perché non andiamo a vedere altre periferie, visto che abbiamo fatto tanti gemellaggi? È complicato, se cominciamo con i gemellaggi, ma poi a chi ci rivolgiamo? I ragazzi della periferia di Venezia, ve li ricordate? Potremmo coinvolgerli. Sì. È complicato, è troppo complicato. E poi che parliamo? Di noi qui a Merano e di Venezia e basta. C'è anche una mia amica che vive nella periferia di Roma. Si chiama Mayla, fa le magie, è bravissima. Possiamo chiamarla? In realtà potremmo lavorare su qualcosa qui a Merano, Nord Italia, Centro Italia. Già potrebbe essere un po' diverso parlare della periferia in più luoghi, però ragazzi è complicato. È originale come idea, si può fare, dai! Stiamo parlando nord, sud, centro. Ok, però sapete perfettamente che non dovete convincere solo me. Dobbiamo convincere la preside. Ci provo, ok? State buoni. Avanti, prego. Ma professoressa, come va? Si accomodi. Ho da farle una proposta. Una proposta folle. Quale proposta folle mi deve fare? Cominciamo. Allora, aspetta, ferma, dove vai? Motore! Partito 1. Intervista Damiano, seconda. Come ti chiami? Mi chiamo Damiano Tempesta. Di dove sei? Sono di Trigoria. Cosa ti piace fare nel teatro? Mi piace far ridere gli altri e vedere dopo che battono le mani.
cosa è per te la periferia? Per me la periferia è un posto dove tutti pensano che la gente abbia meno opportunità, ma in realtà non è vero, perché quelli di periferia si impegnano di più per raggiungere i propri sogni. Oggi c'è il sole, 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 oggi c'è il sole. Mi chiamo Lucrezia Re Davide. Vengo da Vallerano. Mi piace recitare e ballare. La periferia per me è un posto in cui si sono fatti molti cattivi pregiudizi, ma in realtà quasi sempre sono tutto il contrario. Azione. Come ti chiami? Fabio. Dove sei? De Roma. Mi piace interpretare le persone, cimentarmi nel ruolo. Per me la periferia è un modo di vivere, perché tutti quelli che ci abitano hanno un proprio modo di comportarsi e tra di loro questa fratellanza è molto diverso rispetto ad altre parti. Viva? No? Hai visto che c'è un freddo? Questa qua me la metto io. Non ti serve più. Oh. Pure io senza casa e bollette di Eva. Dove stavo io a Laurentina e quando scendevo sotto casa era molto probabile che incontravo qualche persona che aveva qualche problema, cioè c'erano tanti problemi sia mentali e fisici e a me mi dispiaceva, guardandoli prendevo l'ispirazione per fare teatro, interpretare queste persone pure se non ero nella loro situazione. Come ti chiami? Selvetta. Vengo da un quartiere che si trova sulla Laurentina. Nel teatro mi piace molto immedesimarmi nelle opere tragiche. E che succede se ti do un calcio? No, tu. La periferia per me è la normalità. Soprattutto perché ormai ci ho fatto l'abitudine. Come si fa così? Come mi chiamo? Dire e vedere, se no non serve a niente. Intervista a Giada, prima. Mi chiamo Giada. Vengo da Roma. Nel teatro mi piace interpretare magari delle situazioni che stanno attraversando dei personaggi e che magari possono suscitare delle emozioni negli spettatori. Allora ci vediamo a metà, ok? Guarda, guarda. La mia. Ah sì, allora vado a dormire da un'altra parte, va? La piatta è sempre. La periferia penso sia un posto che viene considerato malfamato soprattutto perché il posto non è curato. E inoltre ci sono meno possibilità per i giovani di trovare magari lavoro. Io penso che sia un posto che non viene molto considerato dallo Stato e che comunque ha meno cose rispetto alla città, perché magari la città può avere, che ne so, attrazioni o parco giochi, eccetera, magari molto più curati. Mi chiamo Gaia. Da dove vieni? Vengo da Roma. Cosa ti piace fare nel teatro? Nel teatro mi piace trasmettere emozioni a chi mi guarda e riuscire a immedesimarmi nei personaggi. Adesso sei felice, mamma! Mamma, guarda che trucco di magia! Sei morto! Cosa ne pensi della periferia?
La periferia è un ambiente in cui le persone si ritrovano a condividere la stessa necessità di stare insieme e le stesse passioni. Michele, che facciamo? Come ci adattiamo? Intervista Maila, prima. Mi chiamo Maila. Da dove vieni? Vengo da Roma. La cosa che mi piace di più del teatro è che posso trasmettere molte emozioni al pubblico e magari anche migliorare la giornata di qualcuno, ma soprattutto il teatro mi permette di conoscermi meglio. Penso che le periferie in fondo siano un posto uguale agli altri, è solamente che le persone che non conoscono molto la periferia giudicano molto e quindi rendono poi la periferia più disprezzata. Io in teatro recito un po' tutti i ruoli, per di più ruoli drammatici. All'interno, diciamo, più nel mondo dello spettacolo faccio magia. E faccio più cose da palco che da tavolo e faccio trasformismo e grandi illusioni. Non vedo una ragazza, ecco. Fabio, Fabio, una ragazza! Non avete trovato il pallone? No, non l'abbiamo. Improvvisazione.
Oggi c'è il sole. Oggi c'è il sole. Oggi c'è il sole. Prima di tutto non stiamo qui per chiacchierare, non è Natale, quindi togliete le stelline, palle di Natale. Ragazzi, okay? Devi darci una mano. Tutto nero, va bene? La luce va bene, ma per capire bene dobbiamo chiudere tutte le tende. Splendida e mite la città, che mi ha insegnato ciò che allegri e feroci gli uomini imparano bambini. Le piccole cose in cui la grandezza della vita in pace si scopre. Stupenda e mite la città, che mi hai fatto fare esperienza di una vita ignota, fino a farmi scoprire ciò che in ognuno era il mondo. Gli angoli bui, le pareti placide, risuonano di incantati rumori. Stupenda e mite la città. Uomini e ragazzi, se ne tornano a casa, verso i loro vicoli, che intasano buio e immondizia. Stupenda e misera città.
Buonasera, sono Simona, chiamo da Ariano Flaminio, in periferia di Roma. Vi volevo parlare delle strade, perché noi che andiamo e veniamo da Roma tutti i giorni per lavorare, veramente siamo dei miracolati, perché stanno certe buche nelle strade che quando piove c'entri con la macchina e non c'esci più. E le macchine lasciate a bordo strada, tutte arrugginite, rottamate, e gli alberi che hanno le radici e nessuno li cura, e quindi tutte queste radici fanno tirare sull'asfalto, insomma, camminare lì in rally. E le macchine si rompono, nessuno te le paga, dicono che arrivano i soldi per rifare le strade, e vorrei sapere dove stanno sti soldi, perché noi continuiamo a rischiare la vita tutti i giorni per andare a lavorare. Grazie. Certo, alberi divelti, macchine per strada, abbandonate così, rottamate, mi sembra una zona veramente degradata. Sì, poi parlava di fossi, di buche, diciamo, in mezzo alla strada. Che poi, in quelle zone, è pieno di persone che non fanno nulla, perché la disoccupazione è altissima. Percepiscono il reddito di cittadinanza. Percepiscono il reddito di cittadinanza, ecco. Quanto costano due sacchi di cemento? Due sacchetti, 10 euro, non so. Un pomeriggio, tanta buona volontà. Piuttosto che restare seduti sul divano, diventassero cittadini attivi delle loro zone. Se continuano a stare in questa situazione, potrebbe essere anche Ma uno si abitua a queste cose, si abitua. E forse è anche un po' colpa loro. Adesso la sento. Adesso vediamo. Entrate, prego. Fate finta che non ci siamo. Entrate, fate come al solito. Fate finta che noi non ci siamo. Entrate, fate quello che fate. Ciao, mi chiamo Giosuè. Dove sei? Di Campolungo Maggiore. Suoni uno strumento? Sì, suono il violino da ormai quasi 6 anni.
Quale parola hai usato per descrivere il tuo territorio? Musicale, perché qua vicino quasi tutti suoniamo, quasi tutti i ragazzi suonano uno strumento ed è molto bello perché così ti porta anche cultura e anche informazioni che prima potevi non sapere. Per esempio in altre scuole fai teoria e è molto più difficile che fare pratica. Puoi capire molte robe anche senza che qualcuno te lo spieghi ed è molto bello. Sofia, presentazioni, seconda. Azione. Come ti chiami? Mi chiamo Sofia Bregantin. Vengo da Campolongo Maggiore, suono il violino. Io ho usato come parola per descrivere il mio territorio periferia, perché per me periferia è un posto piccolo vicino a una città dove si vive molto diverso, si respira aria pulita, c'è molto più verde e c'è meno traffico. Oh. Andiamo! Vediamo se avete capito. Prego, maestro. Mi chiamo Irene, un po'. Suono il violino. Quale aggettivo hai scelto per descrivere il tuo territorio? Ho scelto periferite. Perché l'hai scelto? Perché per me la periferia è un posto dove non posso sentirmi sicura, cioè un posto non adatto a me. Mi chiamo Gloria. Vengo da Campolongo Maggiore, suono l'ukulele. Che parole hai usato per descrivere il tuo territorio? Verde. Perché appena esco di casa vedo subito campi e quindi verde. Quindi mi piace molto come cosa. Azione. Come ti chiami? Mi chiamo Noemi. Di Campolongo Maggiore, suono il violino. Per descrivere il mio territorio ho utilizzato tranquillità, perché ci sono paesi anche più piccoli di Campolongo che sono molto popolati e quindi molto trafficati. Mentre Campolongo, anche se è abbastanza grande, ha poca popolazione e quindi è molto tranquillo. Mariam, presentazione prima. Come ti chiami? Mi chiamo Mariam. Suoni uno strumento? Sì, il flauto traverso. Che parola hai usato per descrivere il tuo territorio? Ho usato la parola deserta perché è a poca popolazione e tra cui pochi giovani. Come ti chiami? Mi chiamo Gemma. Da dove vieni? Vengo da Campolongo. Suoni qualche strumento? Sì, suono il pianoforte, da quasi 4 anni. Quale aggettivo hai usato per descrivere dove vivi? Ho descritto Campolongo con la parola campagna, perché uscendo fuori anche dal balcone possiamo notare che c'è tanto campagna intorno a noi, tanti campi dove magari in una città, in grandi città, non troviamo tutti questi campi. Mi piace perché comunque possiamo vedere animali e notare cose che magari quelli in grandi città non possono vedere. Per esempio le volpi alla sera, oppure a volte passano i pipistrelli, le rane, un po' meno belle però vabbè, oppure anche il fatto di vedere le stelle bene, il cielo. Ti piace guardare il cielo la sera? Un sacco. Io mi chiamo Sofia. Suono la pianola. Quale aggettivo usate per descrivere il tuo territorio? Musicale. Perché questa scuola offre un progetto musicale dove tutti possono suonare lo strumento che più gli piace. E c'è anche un altro progetto, orchestra, l'orchestra, che consente a chi vuole di restare qui a mangiare e di suonare o di esercitarsi di più
stando qui al pomeriggio e occupare un po' il tempo, ecco, per suonare in tranquillità insieme. Tutti i pianoforti fanno queste note, fa, si bemolle, re. Si bemolle, ok, e la mano destra, re, fa. Re, fa, re, fa. Sentiamo. Pronti? Andiamo, tre, insieme fiati, andiamo, tre, quattro. Mi chiamo Carola. Si suono la pianola. Per descrivere il mio territorio ho scelto stupendo, perché quando cammino per strada mi piace vedere natura, poche macchine, cioè mi sento bene a casa mia. Seconda battuta. Ok. Come ti chiami? Pietro. Da dove vieni? Vengo da Campolongo Maggiore. Sei uno strumento? Sì, la tromba da ormai 7 anni. Che parola hai scelto per descrivere il tuo territorio? È confortevole, perché Campolongo per me non è molto grande, quindi mi piace che è piccolo, perché così riesco a conoscere bene tutti e poi posso andare anche in giro facilmente anche con la bicicletta. E qual è il tuo pezzo preferito da suonare con la tromba? Il mio pezzo preferito? Rocky Balboa. Con i bambini più piccoli, in realtà è importante introdurlo attraverso il gioco. E si parte non tanto subito sullo strumento, ma da dei ritmi e poi ci spostiamo pian pianino sugli strumenti. In questo caso abbiamo utilizzato dei violini di plastica. Partiamo da delle melodie semplicissime per attirare la loro attenzione, riprendendo sempre i giochi ritmici, quindi spostandoci con l'archetto a ritmo. Quest'anno, in particolare con le scuole materne, abbiamo iniziato un progetto che è quello che appunto abbiamo fatto con i violini di plastica riciclata, che si chiama Progetto Strativari. Ovviamente con i bambini più piccoli è sempre più difficile, perché sono tanti e perché sono più difficili da gestire, si muovono giustamente, non stanno fermi seduti su un banco.
Però alla fine quando suonano tutti insieme e vedi che il lavoro fatto ha un successo, effettivamente è molto bello. E appunto questa melodia, ad esempio sull'appello, è molto utile per consegnargli gli strumenti, per anche noi, per noi stessi, imparare tutti i loro nomi. E poi con le canzoni è molto più semplice insegnargli ad esempio le parti dell'arco, le parti dello strumento, le note. Domandina, l'arco con che mano si tiene? Destra. E invece dello strumento? Sinistra. Lo stiamo tenendo giusto? Tutti con la mano destra? Sì. Vediamo l'arco? E lo strumento? Ok. Ok, lo rifacciamo? Mano destra, poi mano sinistra. Audio in campo, perfetto, vai, riprendi. Via. Fai male! Avete poco verde quindi voi? Sì, sono trattati malissimo, spazzatura ovunque, giostre che vengono distrutte dai vandali, perché i ragazzi a Marano, al posto di venirci a giocare con le giostre, le distruggono. Li danno fuoco. Quindi preferite da una parte questo posto che è un po' più tranquillo? Sì. Poi a me piace tantissimo che tra ogni casa c'è un pezzo di verde. È vero, ogni casa ha un pezzo di verde. Noi abbiamo, il giardino. Abbiamo solo palazzi altissimi, cioè altissimi no, però non abbiamo le case con il giardino, anche a più piani. No, tutti noi, i condomini sono quelli le là. Le case come ce le avete voi da noi non si trovano. Il massimo dei nostri condomini sono quelli là. Esatto, quello è il massimo. E sono quanti piani? 3-4. Il mio palazzo ha 6 piani. Ecco. Però ci sono quelli più alti. Poi il palazzo più piccolo ne ha massimo, cioè minimo 4. Sì, il palazzo più piccolo che c'è è 4, ma sono rari quelli che hanno 4 piani. Sì. Deve andare a piove se vuoi trovare i 5 piani. Sì. 2-3-4. Qui è proprio un contando il garage, ovviamente. Insomma, forse può dare fastidio anche troppo silenzio. Sì, ma qua sì, diciamo che tra le case c'è spazio. Ci sono tutti vecchi. Tipo tra le case avete spazio. Noi, visto che è una città dove ci abbiamo molte persone,
sono palazzi, case, tutti azzeccati uno all'altro, per questo non abbiamo praticamente nessuno al giardino. Ma lo piace, voglio vedere, quando passi, cioè sono tutti i vecchietti che ti conoscono, che ti iniziano a parlare, non la finiscono più di parlare. Sì, è vero. Madonna, ti ai miei tempi! Ciao, cuoricino! Sì. Ciao, cuore! Ma io ora stai dando dove vado a casa mia, c'è tipo... piena di spazzatura, ogni una volta ogni tanto ci vedo pure dei topi, mo. I gabbiani mi danno mai fastidio. I gabbiani? Al massimo piccioni. I gabbiani ci stanno. Ogni tanto sì, però i piccioni. Com'è il vostro mare? Io non ci sono mai andato. Allora, vicino a casa nostra proprio non c'è. Al mare di Napoli? No. Mai andato. Sì, però ma che a mezz'ora? Allora, stamattina, vabbè. È mezz'ora! Ma le spiagge sono comunque piene di spazzatura. Anche quelle? Sporcaggio. Sì. Ma voi vorreste fare tipo una raccolta dei rifiuti? Sì, però la gente a Marano prima. Cioè, che collabora. Le persone a Marano sono diverse dalle persone qua. Vi prendono. E il cielo com'è? Sì. No, diciamo che non parli con nessuno, cioè qui voi vi conoscete tutti quanti, giri in un angolo e dici oh ciao. Ma noi, non ci rivolgiamo parole. Ognuno si fa i fatti suoi. Tre quarti della popolazione. Buono, qua tutti per esempio tutto. Voi fuori scuola parlate cose con gli altri gruppi. Noi. Tu dici una roba una persona e quella la dice tutto il mondo. Sì, ma il bello è che sai, anche andare a scuola, una cosa succede una cosa in classe che magari lo sa tutta la scuola, poi si espande. Lo scopre i professori delle altre classi. Venite anche a scuola con le bici, noi penso che se veniamo a scuola in bici. No, ma quando ci rubano. Ma ce la rubano, mica la posso lasciare fuori dal parcheggio, ce la rubano. No, ci sono dei posti per mettere la bici. E ti rubano le ruote. Vabbè, no, ma neanche che se le rubano perché tanto non le usa nessuno, quindi non so di cosa potrebbero la vendono. Se le rubano a prescindere, però. Noi non diciamo, mettiamo all'inizio. Ma a parte che ti investono subito. Cioè dopo due minuti scendi in bici e si. Io stavo per essere vestita fuori da scuola, che era un orario dove c'erano tutti i ragazzi, quindi si cammina. Cioè voi attraversate anche senza guardare altre volte. Sì. Perché non passano macchine. No, da noi dobbiamo guardare destra, sinistra. Sì, poi. Devi aspettare 10 anni prima che ti fanno passare, perché figurati se ti fanno passare. Le macchine dai palazzi. No, noi non, cioè, sì, guardiamo, però magari non... c'è un parcheggio in però, no, cioè, a volte quando bici. Andiamo a fare i giri in bici stiamo anche in mezzo alla strada. Sono un ragazzo nato e cresciuto nel comune di Campolongo Maggiore e ho frequentato l'istituto comprensivo Diego Valeri durante il mio percorso scolastico. Ho avuto la fortuna di incontrare degli insegnanti straordinari che mi hanno dato la possibilità di coltivare una mia grande passione. Grazie a moltissima attività pratica qui all'interno appunto del laboratorio musicale ho avuto la possibilità di far esplodere questa mia passione che mi ha portato dopo nel corso degli anni a conseguire degli studi accademici con lo strumento, in particolar modo in corno, e anche di completare gli studi in direzione d'orchestra. Ottimo! Insieme all'attacco! Sin da ragazzo non ho mai avuto la necessità di rifugiarmi altrove, nonostante questo si tratti di un piccolo comune, perché ho sempre trovato qui, in questo istituto, nel particolar modo, la felicità. Felicità rappresentata dal fatto di suonare insieme con dei ragazzi in un ambiente sano e soprattutto la possibilità di costruire bellezza. Perché il fatto di condividere continuamente dei bei momenti grazie alla musica e al fatto di aver studiato e di aver coltivato continuamente una passione con dedizione mi ha dato la possibilità sicuramente di essere una persona migliore. Bravi ragazzi, in questo momento la vostra attenzione è molto focalizzata sull'attacco, giustamente, ma attenzione perché anche le chiusure devono essere insieme. Perché molte volte non siamo esattamente nei click della chiusura. Come funziona l'orchestra? Esattamente come dovrebbe funzionare una società civile. Il fatto, ad esempio, di ascoltare gli altri, intervenire al proprio momento, rispettare continuamente l'intervento degli altri e soprattutto cercare di migliorare noi stessi per un bene superiore, che è quello della collettività. Ed è per questo che io
tutt'oggi, cerco continuamente di rovesciare tutto quello che ho imparato e appreso in questa realtà ad altri ragazzini più piccoli. Vedere continuamente dei ragazzi che entrano con il sorriso a fare l'attività orchestrale e soprattutto vedere dei bambini che hanno iniziato con l'orchestra infantile, che oggi sono i ragazzi che suonano con noi nell'orchestra più grande, credo sia l'orgoglio più grande che per un ragazzo che ha fatto questo percorso, insomma, ci possa essere. Bruttissimo carattere, ovvero era una persona molto agitata, molto... era un bullo. Ho imparato cosa voleva dire essere un bullo, ho imparato cosa voleva dire non esserlo e quali amicizie, quali rapporti interpersonali non essere un bullo poteva portare nella mia vita. Ho trovato un ambiente che grazie alla musica mi ha insegnato una disciplina a essere puntuale, rispettoso dei compagni nell'esecuzione, nell'ascoltare, in tutto quello che sta dietro un gruppo che per me non era un gruppo ma una vera e propria famiglia, perché non vedevo l'ora, tra virgolette, di finire le classiche ore di scuola per restare a scuola e passare tutto il pomeriggio, seppur magari tante volte non avevo corsi o lezioni vere e proprie, però il solo fatto di essere qui, di sentire l'affetto che l'ambiente, che le persone ti emanavano, ha fatto molto. Ringraziare in qualche modo chi mi ha permesso di diventare quello che sono diventato e sinceramente neanche fermarmi qui, perché non sono mai soddisfatto di ciò che sono, proprio perché mi è stato insegnato da queste persone che domani posso sempre essere migliore di ciò che ero oggi e oggi devo essere migliore di ciò che ero ieri. Buonasera Valeria, sei in diretta con Periferite su Radio Stella Italia, dici tutto. Ciao, buonasera a tutti, sono Valeria e sono di Salerno ma studio qui a Torino. E ieri sera purtroppo è successa una cosa molto brutta qui. Una cosa molto brutta, dici tutto. No, ero alla fermata dell'autobus e stavo aspettando il pullman e qui per passare ne passa uno ogni 40 minuti, quindi mentre aspettavo da sola sono stata molestata, mi hanno palpeggiata. Ah no, noi di queste cose non vogliamo più sentirne, veramente le donne non possono più andare in giro da sole e quando è buio non si può più uscire perché c'è veramente gente che non ha proprio pudore, non ha proprio pudore. E dici un po', com'è rivestita? Perché è importante il contesto. No, scusa, ma che c'entra come ero vestita? Non c'entra niente. Va bene, grazie, grazie, no, grazie Valeria. Buona serata, buona serata. Your song, your station. Scena 6, intervista Chiara. Una battuta. Si vede il microfono. Va aggiustata l'aria in testa? No, no, si può abbassare. Non si può abbassare ancora. Non si vede nemmeno nell'extra. Ok, perfetto. Ok, perfetto. Grazie Michele. Azione. Come ti chiami? Chiara. E dove sei? Calvizzano. Cosa ti piace fare nel cinema?
Nel cinema mi piace la scenografia. Cos'è che non ti piace delle periferie? Il fatto che sono degradate e che si pensa che ogni singola persona sia come le altre. Se in un posto c'è molta mafia, per esempio, si pensa che tutte le persone sono mafiosi. Come ti chiami? Andrea. Di dove sei? Mugnano di Napoli. Cosa ti piace fare nel cinema? Nel cinema mi piace la scenografia, mi piace vedere i minimi dettagli di quello che si vede appunto nella telecamera. Cos'è per te la periferia? Molte persone appunto pensano che periferia uguale persone cattive che ti ammazzano, però non è assolutamente così. Come ti chiami? Laura. Di dove sei? Di Manano. Nel cinema mi piace poter interpretare qualsiasi personaggio io voglia e quando voglio. Cosa è per te la periferia? Per me la periferia, nonostante sia un posto, diciamo, ridotto male e che molto probabilmente me ne andrò in futuro, è comunque una casa perché nonostante non mi piaccia, ci sono cresciuta e penso che si possa sempre migliorare, diciamo. Come ti chiami? Michela. Di dove sei? Di Marano. Cosa ti piace fare nel cinema? L'operatore. Cosa ne pensi delle periferie? Allora, che sono la parte della città più degradate, dove però non ci sono per esempio le stesse opportunità che hanno persone in città, però che comunque non significa che sia una persona e di una periferia per forza una persona cattiva, per esempio. Come ti chiami? Sofia. Da dove vieni? Da Mugnano. Cosa ti piace fare nel cinema? A me piace molto scrivere, quindi la sceneggiatura. Cos'è per te la periferia? Per me la periferia è un posto dimenticato perché non viene curato e si vede. Perché appena guardi un solo muro, vedi che è tutto rotto e questo si nota dappertutto. Come ti chiami? Sonia. Di dove sei? Marano. Cosa ti piace fare nel cinema? Nessuno. Cosa ne pensi delle periferie? Che è una parte della città dove la maggior parte pensa che ci siano solamente persone cattive, ma in realtà non è così perché vivendoci ci sono la maggior parte delle persone gentili. Mi chiamo Asia. Di dove sei? Di Mugnano. Cosa ti piace fare nel cinema? Nel cinema mi piace recitare. Cosa ne pensi delle periferie? Per me la periferia è un posto dove viene giudicato per le persone e non per le cose che si possono cambiare. Ok, stop. 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 Dove hai fatto? Sono nato a Marano, sono cresciuto a Marano, ho fatto le scuole a Marano e sono entrato in contatto comunque durante la mia vita con quella che è un po', diciamo, la vita della periferia. Spesso ci sono situazioni di padri assenti, di famiglie con persone, diciamo, che hanno problemi e quindi ti trovi a 14-15 anni a lasciare la scuola, a iniziare a lavorare, a iniziare anche a fare qualche crimine, diciamo, per andare avanti e per portare qualcosa a casa. Però appunto ci sono anche altre situazioni fatte di studio, di esperienze lavorative all'estero, che hanno visto miei amici imparare a fare le pizze, adesso lavorare a Miami, lavorare in Spagna. Io stesso ho lavorato fuori, ho lavorato in Sardegna e ho fatto l'università e quindi sono riuscito, diciamo, ad uscire fuori da quella che può essere la melma, il fango della periferia. E ho visto sia chi appunto ha preso una strada, chi invece ha deciso di fare scelte totalmente diverse e prendere in mano la propria vita, grazie anche comunque a persone, a situazioni che nelle periferie, nonostante tutto, ci sono, fioriscono e danno la possibilità a tanti ragazzi di trovare anche qualcos'altro. Io sono molto grata di vivere in periferia, di aver frequentato tutte le scuole qui. Però sono anche molto arrabbiata, sono incazzata con la periferia, perché mi ha dato tanto, però in qualche modo
Mi sono sempre sentita inferiore rispetto a chi, per esempio, non è nato qui, ha avuto la fortuna, per così dire, di nascere al centro della città. Perché fin da quando sei piccola ti dicono che c'è qualcosa che ti manca, sei reputato diverso, hai fatto le scuole in periferia, ah ok, allora non sei brava come me che le ho fatte al centro, ah sei della periferia, allora forse è pericoloso. In qualche modo sono sempre stata etichettata prima che mi venisse chiesto chi fossi veramente, quali fossero le mie ambizioni, perché poi i sogni di chi nasce in periferia è come se fossero più lontani, irrealizzabili rispetto a chi invece già parte con, diciamo, uno step in avanti, chi ha la possibilità di frequentare le belle scuole, di vivere nei bei quartieri. Però appunto io sono tanto grata di essere nata qui. Non è pericolosa come sembra, ti dà tante possibilità e poi comunque ti fa crescere sotto qualsiasi punto di vista. Ti rendi conto che le strade hanno tanto da offrirti, non è soltanto un luogo di passaggio, insomma tutti quanti dicono sì, nasco qui, però non vedo l'ora di andare via. E io per esempio ho avuto la possibilità di studiare all'estero, di vivere tante realtà diverse, diciamo, da questa, però forse oggi dico che questa è quella che preferisco. Sicuramente una risorsa molto importante nella mia città è stata quella del Marano Ragazzi Spot Festival, che da quando almeno io ero già alle scuole elementari ha iniziato ad accompagnarci in tutto il nostro percorso scolastico e nel mio caso anche dopo, dando, diciamo, un faro di speranza a questa terra e mettendo in luce anche magari appunto l'altra faccia della medaglia, quella che non si vede spesso nei telegiornali. In realtà come il Marano Ragazzi Spot Festival cercano di mettere alla luce ciò che di buono ci sta, e qualcosa di buono ci sta, altrimenti non sarebbero 25 anni che comunque va avanti e coinvolge tante persone che poi come me rimangono anche, diciamo, all'interno del progetto. Io mi sono specializzato un po' con, diciamo, il ramo della comunicazione, quindi ho avuto l'opportunità tramite il festival di collaborare alla realizzazione di spot, cortometraggi, realizzazione di manifesti e di entrare poi anche all'interno dell'organizzazione. Qui abbiamo poche organizzazioni, ma buone, ma ottime, che veramente potrebbero fare il giro nel mondo, se soltanto, ecco, non fossero di Marano. Se non fosse il Marano Ragazzi Spot Festival, ma fosse il New York Ragazzi Spot Festival, allora sì che saremmo famosi in tutto il mondo. E questo è molto triste. Qui è tutto mafia, è tutto pericolo, sparatorie. Non è così, non è così veramente. Qua è colorato, è bello, è vivo, è... Non... È brutto che ci siano poche persone che ci credono, o è brutto che chi ci crede non ha il coraggio di dirlo ad alta voce e di diffonderlo. Big sound to tap, take and talk, they decide about. So depress your leaders more. That's a trap. Don't give up all the dreams you're winning. Keep your brain and feel the love. Because the world can change and go in the right direction. Because the sky is still your roof. And you can change. Yes, you can change. Yes, you can change. On your chest, they'll dance still. Morning, could you leave the nasty face on TV, on the street, where you still can buy nothing? All the singing empty sound. You know the world can change and go. No, ma io così ti vedo, si vede poco. Sì, sì. Così. Ok, così. No. Come ti vedi? Ok, così. Ma arriva così il... Okay, thank you.
E non si può allungare? Sì. Sì, ma poi è tutto. Azione. Secondo lei, qual è la differenza tra i ragazzi di periferia e quelli del centro? I giovani sono giovani, non c'è alcuna differenza. Voi siete bellissimi perché avete un mondo meraviglioso dentro. Siete pieni di sogni, di speranze. Avete solo bisogno di qualcuno che creda in voi. Ma allora, innanzitutto dovremmo capire e mettersi d'accordo su cosa intendiamo noi ragazzi del centro. Io, per esempio, insegno in una zona del veneziano che è considerata periferia di Venezia, ma per quanto riguarda le attività che noi facciamo, noi siamo il centro rispetto alla realtà veneziana, perché la realtà che abbiamo noi non esiste da nessun'altra parte nella zona di Venezia o nella provincia di Venezia. Non sono i ragazzi del centro o della periferia che sono diversi, ma sono le condizioni che fanno diversi i ragazzi. È più che altro una questione di opportunità. I ragazzi del centro hanno tutto a portata di mano, a differenza di quelli della periferia, che qualsiasi cosa immaginano di fare, dagli spostamenti, andare a un cinema, a un teatro, hanno più difficoltà. Purtroppo questo è il problema della periferia, la possibilità di spostarsi in modo facile e veloce. I ragazzi vivono la discriminazione di vivere in periferia? Allora, dipende anche qui dall'età, per esempio, dei ragazzi, perché fino a quando non ci sono determinate esigenze, io credo che i ragazzi, per esempio, della scuola in cui io lavoro, non sentano questa discriminazione. Credo che questo avvenga nel momento in cui uno cresca e magari debba frequentare una scuola superiore o l'università, e allora lì sarà costretto a spostarsi e magari alzarsi alle 5 del mattino per poter andare a scuola o raggiungere l'università. Viene sicuramente guardato con occhi diversi quello che deve arrivare da lontano, quello che magari frequenta scuole che non sono all'altezza di quelle del centro, che vive condizioni di vita più degradate, più isolate. Sicuramente vive una parte, diciamo, della sua vita come un discriminato. I ragazzi molto seguiti non credo che vivano con la discriminazione di vivere in periferia. Altri hanno difficoltà anche banalmente negli spostamenti, nel far emergere delle loro qualità, perché non ci sono le strutture, non ci sono le associazioni culturali. La scuola non si è attrezzata adeguatamente per valorizzarli. Qui entriamo in gioco noi docenti, che con la nostra buona volontà cerchiamo di capire quali sono le vostre esigenze, le esigenze dei giovani di periferia, e le valorizziamo. Qual è il ruolo dei media in questo? I media raccontano sempre di una periferia degradata, una periferia isolata, una periferia svuotata, per cui chi vive in periferia in un qualche modo è frutto di tutto questo, e purtroppo a volte qualcuno pensa che è anche in un qualche modo artefice di questo. Sei una persona che si accontenta di quello che la periferia offre, per cui anche tu non sei una persona dalle grandi possibilità. Il ruolo dei media è un'arma a doppio taglio, perché da una parte giovani del centro e giovani di periferia si sentono uguali, perché omologati, perché hanno dei modelli da seguire che sono gli stessi per tutti. Però dall'altra parte vi portano all'alienazione, quindi credo più nella socialità piuttosto che nei media. Se nell'immaginario collettivo la campagna attorno ad una città diventa periferia perché è povera culturalmente, poi toccando con mano ci si rende conto che la povertà culturale è un modo di essere diffuso di molti dei ragazzi che vivono, per esempio, in realtà culturalmente molto più ricche, che dal punto di vista della conoscenza o degli interessi non hanno niente di diverso da quello che hanno i ragazzi che vivono nella periferia, che per assurdo, proprio perché vivono in una periferia, hanno bisogno di inventarsi di più degli altri le loro giornate, e magari sempre a seconda del carattere che hanno e delle opportunità si mettono e si inventano cose nuove e forse hanno più stimoli. Qual è l'iniziativa personale degli adulti verso i ragazzi di periferia?
quando si ha la fortuna di incontrare persone adulte, illuminate, tra virgolette, persone che riescono a capire le esigenze degli alunni, a capire quelle che possono essere le frustrazioni e riescono a mettere in campo delle attività, a dare delle prospettive ai ragazzi, queste sono delle grandi iniziative che partono soprattutto da quelle che sono le capacità personali degli adulti e questo aiuta tanto i ragazzi perché si possono fare tante attività anche con nulla, perché purtroppo quello che manca in periferia realmente sono strutture, infrastrutture, finanziamenti, per cui quello che si riesce a creare, che riescono a creare gli adulti, spesso è veramente frutto della loro buona volontà. Se c'è un'iniziativa da parte degli adulti, credo debba partire sempre da un interesse di tipo personale nei confronti di una crescita della collettività. Quando sono arrivato nel paese in cui lavoro, il mio problema era come insegnare o come far vedere a questi ragazzi che c'era la possibilità di impiegare il tempo in maniera diversa rispetto a quello che loro facevano. E l'iniziativa è nata da un mio interesse personale nel farli crescere in maniera diversa. Quindi era un interesse mio personale e mi sono realizzato attraverso la loro realizzazione. L'iniziativa personale degli adulti verso i ragazzi di periferia è quella di cercare i talenti. Il talento può essere anche la capacità empatica di ascoltare o la capacità di scrivere, la capacità di recitare. Ecco, i miei ragazzi di periferia amano la recitazione, ad esempio, amano l'arte performativa anche nell'ambito della danza, dell'arte pittorica. E, ecco, cercare di valorizzare questo senza per forza necessariamente fargli credere che un giorno queste arti diventeranno mestiere e li renderanno popolari, però attraverso l'arte, attraverso la bellezza, il ragazzo può raggiungere la felicità e magari costruire un progetto di vita che lo renderà fiero di se stesso, lo farà sentire meno solo e a quel punto non ci sarà più differenza tra centro e periferia. Grazie. Grazie a te. Sono arrivati. Dai, forza, andiamo. Sì, 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 sì. Vedi questa cosa.
Piccoli! Un è cresciuto in mezzo parco, fiori in mezzo a s'asfalto. Cammina a testa alta per si strade. Non mi ascoltate i consigli nessuno. Quando mi ho sbagliato l'hanno fatta su. Rose rosse come il sangue dei fratelli. Quelli che passano gli anni ma sono gli stessi di quegli anni persi. Come nel fiore degli anni, come nel fiore degli anni. Anche se passano gli anni siamo sempre qua. Una chiamata scendo con i fra. Anche solo per dire frate come stai. I tuoi problemi sono i nostri guai. Sono i nostri guai. Non parlare male dei miei fra. Rose rosse con lo stesso DNA. In questa città, yeah. 80-016 è la zona. Siamo nato qua, targa DNA. Anche se passano gli anni siamo sempre qua. Una chiamata scendo con i fra. Anche solo per dire frate come stai. I tuoi problemi sono i nostri guai. Sono i nostri guai. Quando facemmo nata, ci sono in una macchina. Sentivamo con sangue in coppa radio. Volimmo una speranza, tu non ci parli strada. Ma io ne mezzo parco, sì, ma che faranno strada? Rose rosse come il sangue dei fratelli. Quelli che conservi nei ricordi. Sì, quelli più belli, come le giornate a maggio. Quando era primavera. Scendevo che era giorno, tornava che era sera. Anche se passano gli anni siamo sempre qua. Una chiamata scendo con i fra. Anche solo per dire frate come stai. I tuoi problemi sono i nostri guai. Sono i nostri guai. Non parlare male dei miei fra. Rose rosse con lo stesso DNA. In questa città, yeah. 80-016 è la zona. Siamo nato qua, targa DNA. Anche se passano gli anni siamo sempre qua. Una chiamata scendo con i fra. Anche solo per dire frate come stai. I tuoi problemi sono i nostri guai. Sono i nostri guai. Pronto?
no, sono a casa.